Hi guys, buongiorno amici di YouTube. Allora, sono andata a fare la spesa, non so voi, ma noi stiamo spendendo una vagonata di soldi. Poi, ripeto, ci obbliga ad andare il gigante è davvero caro, a prescindere che mi hanno anche fregato i soldi fuori dal... E dopo il nome e cognome, gli ho detto così me li riporta dentro in cassa, non l'ho più visto, visto che faceva la stessa tecnica con un'altra persona praticamente al parcheggio. Vabbè. Quindi svuotiamo la spesa. Allora, ripeto, ci obbligano ad andare al gigante, secondo me è una fucilata. Ho speso 176,99 €, una follia, io non ho speso questi soldi delle seconde in tutta la mia vita che vado alle seconde, mai, considerando che ne avevo spesi 80 anche per prendere il pesce questa settimana, insomma. Questo è quello che ho preso. Allora, dunque, questo qui è tutto quello che vedete. Poi qui c'è l'insalata già pronta, diverse buste di parmigiano già grattugiato, due confezioni di fragole, il burro, poi ho preso la pasta sfoglia, ok, poi ho preso lo Starbucks, è tutta spesa che però dovremmo arrivare fino a fine mese, il melone. Poi ho fatto una scorta di carne perché non ce n'era più, ho preso hamburger, delle finissimi petti di pollo, poi ho preso i salumi, ho preso due bresaole, poi gli assorbenti per mia figlia, ho preso i bocconcini, poi ho preso la scamorza affumicata, il prosciutto cotto senza lattosio per me, poi il prosciutto crudo, altre bustine di grana, lo smalto per rinforzare le unghie perché mi è saltato via il gel e le unghie mi si sono spaccate tutte, tanto per cambiare. Poi il pesto genovese, le sottilette light e la mozza pizza. Ok, poi ho preso due tranci di pesce spada fresco, due filetti di orata. Poi ho preso una confezione di bistecche per mio marito, per la Camilla, e un'altra pasta sfoglia. Poi, e una è andata. Poi l'altro borsone, ho preso filetto di salmone. Poi le crocchette della Hills per la mia gatta, perché mi sa che quella stanno finendo. Poi altra confezione di Starbucks, altra confezione di grana, ne ho presi 4 perché di questo se ne usa parecchio, poi un chilo di ramati, anzi 2 chili sono questi, dovrebbero essere, sì, 1,5 kg, poi il pan piuma, ok, che mi si è schiacciato tutto, ok. Poi ho preso i grissini del mulino bianco senza il glutine, le olive, un bel pezzo di grana che era in offerta, ok, la osella senza lattosio, grana, ok, la mozzarella, le barrette, arance reali, il dentifricio, poi ho preso probiotico, questo qui da bere, che fa molto bene, mirtillo, melograno, dattero, barbabietola, ok, poi ho preso i cetrioli, le mele, il doriano, finalmente un ingresso omaggio per Gardaland, fantastico. Poi ho preso delle bustine per la mia gatta. Ok, quindi gli ho preso gourmet soup che gli piacciono molto, uno Shen's Plant Sterilized, un air bowl della Royal Canin come umido perché tanto mangia tutto, poi la pancetta per la carbonara, una confezione di dadi e le gallette. Ok, direi che non ho preso poco, però ragazzi 176 € è tantissimo, nel senso che io questa spesa qui all'Esselunga l'avrei pagata 114, non di più, 120, cioè è caro, secondo me è molto caro. Mio marito dice di no, ma secondo me è caro, comunque
comincerei col mettere via tutto, oppure vi interessa che vi faccio vedere qualcosa in particolare? Questo qui ho preso il sacchettone grosso della Virosac, costa 5 euro, però ci sono 200 pezzi, è più conveniente rispetto a quelli della Cookie che costano molto di più. Adesso incomincio a mettere via il tutto, non era molto vuoto il frigo, proprio non più di tanto, però comunque io credo che si mangi anche di più. Questo è lo scontrino della spesa che lo lascio qui per far sì che ogni volta che si apre il frigo ci si renda conto che non bisogna mangiare a uffa, riferito a mia figlia ovviamente, perché costa tanto fare la spesa. Quindi mettiamo dentro i cetrioli, che oggi magari farei giù con dei pomodori. Ok, e poi vediamo un attimino di far spazio, perché che non c'è nessuno in cucina stasera che mi rompe le scatole, ne approfitto per farvi vedere una ricetta. Adesso sono le 6:20, incomincio a prepararla. Allora, stasera faccio il filetto di scorfano. Vi ho detto che ho preso il pesce d'Iceman, molto bello, è un filetto molto grande, vi faccio vedere il pacchetto, vedete, sono grossi così e sono circa 600 grammi, quindi procediamo immediatamente, vi faccio vedere come intendo prepararlo. Allora, il filetto di scorfano è un pesce molto gustoso, da una polpa molto dura, può essere comunque abbinato a una verdura di stagione fresca, oppure un contorno con patate fritte oppure con patate arrosto. Allora, prendo il filetto, non c'è bisogno di lavarlo e sciacquarlo perché sono già puliti, congelati, quindi potete adagiarli direttamente dentro in una pirofila. Prendo una pirofila e ci metto dentro il sale, il pepe verde o il pepe rosa, quello che avete, e l'ho veramente già congelato. Ok, con un colpo di con un pugno andiamo a semplificarci la vita e tagliamo praticamente tutta la pellicina che riveste l'aglio, il vestito sostanzialmente. Ok. In alcuni casi l'aglio si rompe tutto e quindi è ancora più semplice. Andiamo a togliere il spicciolo e lo andiamo a sminuzzare finemente col coltello. Il pesce è molto veloce da preparare, non necessita di molti condimenti perché altrimenti nascondete il sapore del pesce. Non capisco come mai. Dopodiché tiriamo fuori le nostre verdurine, che sono queste. Nel frattempo andiamo a mettere un po' di pepe verde e un filo di sale. Ok. E ci aggiungiamo ancora un filino d'olio. Fatto questo, prendiamo le nostre verdurine, io ne metto 2 cucchiai da tavola, non c'è bisogno che le facciate tutte, anche perché la busta in questo caso sono 400 grammi, quindi bella grossa. Sono, vedete, verdure miste, ve le faccio vedere. E dentro c'è un po' di tutto, dai peperoni ai cornetti, le zucchine, pomodori, carote, vedete, un po' di tutto. Mettiamo 2-3 cucchiai, insomma, cercate di tirare su un po' di tutto, ecco, non solo piselli e carote, ma ecco, un po' di tutto. Poi ho anche i peperoni refrigerati, metto anche qualche peperone giallo già pulito, che l'ho pulito l'altro giorno, è veramente easy fare il pepe. Vedete, un po' di peperoni già pronti che adesso magari procedo anche a congelare.
va in forno. Ecco, preparato viene così e poi lo dovete mettere in forno a 180 gradi. Davvero una delizia, ve lo consiglio, davvero molto buono. Io adesso lo copro con la carta stagnola perché ovviamente non è ancora ora di cucinarlo. Oggi, il giorno seguente, mi dedico alla pulizia dei vetri, che è una cosa che sinceramente io faccio poco, perché fino a ieri avevo la domestica che mi dava la mano, ma giustamente mio marito mi ha detto: ma a questo punto scusami, visto che comunque riesci a fare tutto da sola, che senso ha che tu, vuol dire, continui a usufruire dell'aiuto? Abbiamo poi le apparecchiature, perché abbiamo la VG100, che è questa ottima macchina che mi aveva regalato mio marito tanto tempo fa, per la pulizia dei vetri, degli specchi, di tutto. È la stessa linea del Bimby, la stessa linea di Sam e la stessa linea dell'aspirabriciole. Sono prodotti eccezionali perché riducono il tempo tantissimo, quindi con una passata lavi, asciughi e aspiri contemporaneamente. Quindi sinceramente basta un po' di buona volontà e si può tranquillamente usare la macchina anziché farselo fare sempre, consumare una barcazza di prodotti. Quindi oggi vi faccio vedere assieme a me come si puliscono i vetri. Vi mostro immediatamente la macchina. Allora, la macchina si attacca con un filo alla presa e quando ci sono questi LED verdi vuol dire che sta caricando. Quando l'apparecchio, il VG100, è completamente carico, tutti i LED restano accesi, possiamo staccare la presa e incominciare a caricare il liquido. Il liquido per i vetri è questo, è GC100, sono tutti prodotti della Vorwerk, quindi ne basta 5 ml di prodotto e 80 ml di acqua. Ci sono le varie tacche. Dove si carica questo prodotto, che non è altro che un detergente concentrato per vetri? Dietro la macchina. Allora, questa è la base, giriamo la macchina, c'è questo cassetto che ha una levettina che, come schiacciate, si tira fuori. Adesso vi faccio vedere. È comodissimo perché potete pulire un sacco di cose. Aspettate che abbasso e zoom. Allora, io lo carico lo stesso, nonostante comunque si stia ancora caricando. Vedete, c'è questo cassettino e dentro qua c'è, cioè adesso vabbè, c'è un po' di polverina, magari andiamo anche a pulirla. Poi è una cosa che potete intanto caricare e intanto lui va avanti i vetri li potete pulire anche in un secondo momento, intanto il prodotto è dentro, quindi problemi non ce n'è. Allora, andiamo a caricare, vedete, c'è la tacca verde e la tacca grigia del detergente. Va esclusivamente questo prodotto con questo tipo di detergente, non potete mettere dentro nient'altro, eh. Più o meno 5 ml dovrebbero essere così, stando al... Bisogna utilizzare sempre dei panni della Folletto, ovviamente, che sono le MF100, tra l'altro che si possono tranquillamente lavare a 60 gradi in lavatrice, ma non dovete assolutamente né stirarli né metterli nell'asciugatrice, ok? E addirittura non si possono centrifugare. Una volta caricato il detergente, rimettete in base la macchina e applicate sotto il suo panno. Vedete che piano piano cercherà appunto di inumidificarsi. Adesso venite fuori con me e vedrete come si usa. Incominciamo da magari dal vetro della sala. Mettiamo qua la macchina, dobbiamo tirare su la zanzariera. Ovviamente vi faccio vedere solo un pezzo, perché poi è tutto uguale il video. Thank you.
state perpendicolari al vetro. L'unica fatica è andare su e giù dalla scala. Come ho fatto? Aspira, lava e asciuga contemporaneamente. Lascia i vetri che è una meraviglia. Ok, e già il panno è già tutto nero, eh? Ovviamente ho fatto tutto l'esterno adesso, poi vi faccio vedere lo stesso procedimento facendo l'interno e il risultato finale. È davvero semplice, veloce, e dovete solo avere un piccolo panno per magari asciugare sui bordi le eventuali gocce di acqua, ma poca roba, eh. Allora, questa è sempre una camera che è un bordello, ragazzi. Mamma santa. Facciamo la parte sotto. Adesso con l'utilizzo di questo bastone che io avevo giù nel sottoscala possiamo attaccare il lavavetri per fare i punti, quelli più lontani che non si riesce perché ovviamente non riesci con le mani, quindi lo fai con questo attrezzo. Allora dovremmo agganciarlo e poi lo alzate così e fate, vedete, la parte più alta. Guardate sotto il panno come sporco, direi che è parecchio sporco. Questo è tutto, se vi deve piaciuto un pollice in su, vi aspetto alla prossima sempre sul mio canale. Se non vi siete ancora iscritti, ricordate di cliccare dove c'è la campanella e di iscrivervi, di modo che non perdete i video futuri. Grazie, ciao!